Il melanoma è uno dei pochi tumori in forte crescita perché manca la prevenzione primaria. Quanto è importante invece adottare corretti stili di vita nella prevenzione al melanoma? La domanda è assolutamente perfetta perché è stato dimostrato, soprattutto in Australia, con delle evidenze epidemiologiche certe, che si possono risparmiare delle vite grazie alla prevenzione primaria. E lo studio australiano ha evidenziato che il melanoma è il terzo tumore che con una sana prevenzione primaria possiamo abbattere anche del 25% l'incidenza del melanoma. E questo trend paradossalmente lo possiamo riscontrare in maniera indiretta anche in Italia. In Italia, secondo i dati pubblicati da uno studio supportato da IMI, abbiamo avuto nella popolazione di età inferiore ai 35 anni una riduzione del numero di melanomi invasivi al pari degli Stati Uniti e dell'Australia. E questa tendenza è verosimilmente legata a un trend di sensibilizzazione che nel corso degli anni è stato fatto anche in Italia, anche se non vi sono state delle risorse adeguate per poter supportare questo tipo di sensibilizzazione. Quindi prevenzione primaria sì, soprattutto per ridurre l'incidenza della popolazione, ma questo effetto, che è un effetto coorte, non si potrà vedere l'anno dopo delle campagne di sensibilizzazione, ma a distanza di 15-20 anni.